Ed eccoci qua, torniamo con Visto l'imprevisto e con Don Salvatore Miscio. Fa anche rima. Ben trovato, Don Salvatore. Grazie, questa mattina siamo in vena poetica. Bene, oggi c'è un grosso imprevisto, bellissimo imprevisto. Esatto, intanto le mie ali con l'aureola, insomma, si vede che è una cosa, sì, insomma, costruita, perché non... Guarda, meno male che ce l'hai detto, perché avremmo pensato che davvero ti fossero spuntate così, sai, in questi giorni. Di quarantena ci vogliono le ali. Certo, col desiderio che abbiamo di volare altrove. Bravo, bravo. Come vedi, come puoi vedere tu, ma come possono vedere tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, non siamo soli. Ci sono due bellissime ragazze della nostra zona, del Gargano, che hanno ideato, messo su un progetto musicale, ovviamente, perché con te si parla di musica soprattutto in questo spazio. Certo. E sono... Allora, Michela... te vogliamo presentare? Sì, sì, Michela Parisi e Ilenia. Ciao, Mangiacotti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentrovati. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Allora, Don, tu lo sai che hanno scritto un brano in questo periodo di quarantena, sta ispirando tantissimi artisti. E quindi noi ne approfittiamo per conoscerlo, anche perché questo brano ha poi un obiettivo particolare, ma ne parliamo subito dopo. Intanto, chi delle due comincia a parlare? Michela, Ilenia, in questo brano si racconta la speranza in questo momento che stiamo vivendo e ci rende tutti molto fragili. Il brano si chiama, ditelo voi, Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, che è poi un hashtag, Don Salvo, che tu posti spesso. Abbiamo sentito tanto in questi giorni questo invito, anzi devo dire da subito è stata una frase che ci ha accompagnato, a volte l'abbiamo vista anche, come l'abbiamo sentita un po' abusata, per qualcuno è diventata quasi ironica, ricordo ancora una delle immagini che girava sui social di questo balcone caduto, andrà tutto bene, ancora vicino, però per dire che ci ha veramente accompagnato da sempre ed è bello che sia diventato anche il testo di una canzone perché... ascoltarla in questi giorni ci fa bene, riascoltarla fra un anno, fra due anni ci aiuterà a ricordare una frase che sicuramente ci porteremo nel cuore. Solo se andrà tutto bene, perché ovviamente deve andare tutto bene, così come sta già andando un po' meglio, però dobbiamo tenere duro perché tutto vada davvero per il meglio. Allora, Michela e Ilenia sono arrivate al loro terzo anno di attività artistica e hanno un duo, quindi non è la prima volta che si mettono a scrivere una canzone e a cantarla. Raccontateci un po' la vostra storia, in breve, in sintesi. Sì, noi nasciamo appunto nell'aprile del 2017, però in realtà cantavamo insieme già prima e abbiamo cominciato a scrivere dal 2017 e abbiamo pubblicato un album che si chiama Prisma, che contiene 12 brani inediti e da lì poi abbiamo pubblicato anche vari singoli affrontando anche temi sociali, motivo per cui in questo periodo ci siamo sentite... in dovere, in causa. Diciamo così, esatto, di raccontare la nostra con un brano e abbiamo scelto appunto un linguaggio semplice, un qualcosa che tutti potessero cantare. Lo cantano anche dai tetti, oltre che insomma da luoghi all'aperto, perché questo poi è il desiderio in fondo che abbiamo tutti, quello di uscire. Michela, il vostro duo ha un nome che ovviamente... Il duo Mi Chiami. Mi Chiami, eccolo qua. E la particolarità di questo video, che se avete la possibilità andate a guardarlo su YouTube, poi magari ci mettiamo anche il link sotto, all'interno di questo video ci sono anche dei bambini, perché il progetto è stato esteso ai genitori, ai bambini che stanno vivendo tutti la stessa situazione. Come l'hanno presa? Allora, noi siamo state molto meravigliate proprio perché c'è stata un'accoglienza... ricca di grande entusiasmo da parte di genitori, bambini, tutti quanti hanno accettato senza un minimo di riserva, quindi questa cosa ci ha riempito molto di gioia. E grazie ai genitori che hanno aiutato i bambini nelle registrazioni dei vari video, abbiamo del materiale che è qualcosa di meraviglioso, abbiamo la galleria del telefono che pullula di video di bambini ed è una cosa veramente... che riscalda il cuore in questo periodo. E il fatto di aver scelto dei bambini ci serve per veicolare meglio il messaggio, perché credo che se una cosa del genere viene detta da un bambino, andrà tutto bene,
Penso che l'unico modo per poter far arrivare il messaggio a tutti, grandi e piccoli. Ecco, questa è la caratteristica anche di questa canzone, la presenza dei bambini. Don Salvo, come vivono i bimbi, tu che li frequenti, che li frequentavi fisicamente più spesso prima, ma sicuramente hai anche contatti ora virtualmente. I bambini sono proprio l'immagine della speranza e del futuro. Sì, ma voglio dire, sono dolcissimi video messaggi che mi mandano i genitori, mentre, perché riprendono i loro figli mentre stanno a guardare quel video che io ogni domenica mando loro, no? Perché sentendo io stesso innanzitutto una grande nostalgia, soprattutto dell'incontro domenicale durante la celebrazione, dove volentieri mi intrattengo con loro anche per l'omelia a chiacchierare, e devo dire che mi accompagnano, mi conducono verso cose che io non avrei mai intuito né saputo dire da solo. E siccome essendo nostalgia di quel momento, ho pensato già dalla prima domenica in cui non ci siamo potuti più vedere di registrare una piccola omelia, un piccolo pensiero così davanti alle immagini che abbiamo all'interno della nostra chiesa parrocchiale, anche per richiamare loro un po' quel luogo che anche a loro sta mancando. Ed è bello perché loro lo aspettano ormai, i genitori mi incontrano per strada, mi dicono: guarda Don Salvatore, che i nostri figli non vedono l'ora che arriva il tuo videomessaggio. Questo per dire che cosa? Che tante volte quello che non riusciamo a intuire nella vita dei nostri bambini è che per loro delle cose sono importanti, anche se non lo manifestano, anche se non lo dicono, e sono quelli che ci fanno capire che cos'è che conta nella vita, no? Quindi l'esserci, il nostro starci nella loro vita e il nostro continuare a seminare speranza, anche se il contesto magari non è proprio il migliore in questo momento, però loro ci motivano il nostro continuare a coltivare la speranza. Abbiamo bisogno sempre di un obiettivo davanti da raggiungere, altrimenti ci lasceremmo andare e la cosa sarebbe davvero tragica. A Michela e a Ilenia chiedo, ovviamente le parole che vi hanno ispirato, le situazioni che vi hanno ispirato sono quelle che stiamo vivendo tutti quanti, no? Le situazioni sono comuni a tutti. È stato facile comporre questo testo proprio perché si sta vivendo questo momento, o comunque vi siete avete avuto bisogno di raccogliervi, di concentrarvi? È stata una cosa spontanea o diversamente è successo? Allora, inizialmente è partita l'idea di scrivere un brano riguardante questo tema. Poi diciamo che questo semino l'abbiamo lasciato in incubazione, quindi per qualche giorno siamo rimaste nel nostro silenzio. Dopodiché abbiamo testato un tipo di scrittura diverso, che è quello tramite una conferenza Skype. Quindi abbiamo aperto i nostri laptop e abbiamo cominciato. Quindi avete scritto comunque a quattro mani? Contemporaneamente. Sì, noi scriviamo sempre a quattro mani, però ovviamente insieme. Invece dal vivo, questa invece volta, in questo caso esatto. Virtualmente. Ah, vedi, questa è una cosa, un particolare molto molto interessante. Si può anche produrre, non solo condividere, ma anche produrre insieme a quattro mani. Questa è una cosa molto bella. E so che c'è stato anche l'aiuto di un autore bresciano, Emanuele, giusto? Sì, Emanuele Sciarra. Sciarra, ecco qua. Quindi, insomma, una cosa fatta a più mani, oltre alle loro quattro, la combinazione poi della stessa passione che accomuna tutti è fantastica, ma c'è una cosa che vogliamo dire in chiusura, ovviamente andate a ascoltare la canzone su YouTube, supporta la raccolta, Don Salvo, la raccolta fondi per l'emergenza Covid-19 per l'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. È una bella iniziativa questa, lo stanno facendo in tanti, anche per altri ospedali. Tu che sei di San Giovanni, Don Salvo, tutti conoscono Casa Sollievo della Sofferenza, fondata da Padre Pio nel 1956, certo. E quanto bene fa ovviamente a chi si reca lì, a chi ha bisogno. Sì, è bello perché questo impegno di Michela e di Ilenia e anche dell'amico Sciarra che ha dato loro una mano per scrivere questo testo, e lo salutiamo, lo ringraziamo, ci dice anche come esperienze come queste non ci chiedono solo di riflettere, e giustamente dobbiamo farlo, è una canzone, il testo di una canzone è un veicolo eccezionale perché condivide, perché stimola, perché dà tante volte le parole a chi gli stessi contenuti ce l'hanno nel cuore ma magari non ha trovato il modo di esprimerli. Però è bello perché diventa anche concretezza, anche aiuto
concreto, quindi non è un modo di prendere le distanze, semplicemente riflettere, fare un bel pensierino e basta. Qui invece si tratta anche di un invito concreto e io penso che questa doppia attenzione suggerita da questo gesto, dalla scelta di Ilenia e di Michela, sia davvero molto bello, che ci dice tanto. In questo periodo abbiamo bisogno tutti di riflettere e anche di fare qualcosa di concreto. Poi all'interno degli ospedali, no, ci sono quelli con le ali, non si vedono come me, ma lo sono, sì, in un certo senso. Allora, avete pochi minuti di tempo per invitare a guardare il video, per invitare anche a partecipare a questa raccolta fondi, e noi poi vi ringrazieremo anche per essere stati qui visto l'imprevisto. Ma niente, vi invitiamo sul nostro canale YouTube che è Mi chiami Duduo, oppure potete scrivere semplicemente il titolo della canzone Andrà tutto bene, mi chiami, e ci trovate sicuramente. Se volete un piccolo gesto, anche qualche euro, non è necessario donare chissà che cosa, e sicuramente aiuterete senza dubbio l'ospedale in questa grande battaglia che alla fine vinceremo tutti quanti insieme. Ilenia? Assolutamente, io insieme a Michela amplio il mio invito a partecipare a questa raccolta e nulla, ascoltate la nostra canzone, anche perché c'è una chicca nel video, nella parte finale sono gli stessi bambini a cantare la nostra canzone, quindi è una cosa che non potete assolutamente perdervi. Bello, vero Don? Molto bello, davvero. Ilenia, Michela, grazie. Grazie di cuore, perché ci avete donato qualcosa di vostro molto personale, che adesso è diventato il nostro, e questa è una pista bellissima da seguire, no? Perché in questi giorni stiamo facendo nostri i dolori di tutti, le fatiche di tutti, le scelte di tutti, ed è bello che anche la bellezza non manchi in questa condivisione. Grazie. Grazie, grazie anche a voi. Anche da parte mia. Mi chiami, andate su YouTube, come dicono le influencer, swipe up, com'è che si dice? Esce fuori il link, va bene. Swipe up. Ok, ho dato anche oggi prova della mia conoscenza ampia. Il meglio di te. Grazie ragazze, grazie a tutti, grazie a voi. Ciao, buongiorno. La prossima settimana con Visto l'imprevisto. Ciao.